Vuoi sentire una storia bestiale? Lui starnutisce quando si emoziona, diventa un animale. Non c'è scelta, è sempre casuale. Ogni starnuto è un guaio colossale. E ti scompiscerai dalle risate. Con te o gli animali e le sue trovate. Achiu! Il pericolo è il suo pane, il rischio è il suo burro, l'azione è la sua salsina e i funghi, è Mr. Impossible! Impossibile per me è solo il fallimento, baby. L'ultimo pezzo dell'elicottero del più muscoloso degli eroi è arrivato! È uscito! È uscito! È uscito! Sicura di saperlo guidare? Tranquilli, ho visto decine di documentari sul volo dei fenicotteri. Oh, beh, allora... ma che cosa intendi dire con fenicotteri? Ah, così lo fai cadere! No, lo fai cadere tu! No, precipitiamo! Mayday, mayday! Mi viene da piangere. Cosa c'è da guardare? La tristezza mi mette appetito. E va bene, mangerò dopo. Wow, questo giardino è stupendo. Un giardino così bello non può che essere di una persona cara e gentile. Di sicuro ci aiuterà. Forse no! No, la preside Hammer, no! Non possiamo arrenderci così. L'unica cosa da fare sarebbe intrufolarsi in quel giardino di nascosto. Ma bisognerebbe essere agili e silenziosi, come un koala? Beh, veramente pensavo a qualcosa tipo un giaguaro. Andiamo, ragazzi! Non capite? Che cosa sa fare un koala meglio di chiunque altro? Mangiare foglie di eucalipto. Essere coccoloso. Salvare elicotteri dagli alberi. Mi infiltrerò nella base nemica e... Io ti guarderò le spalle! E io mangerò il mio panino. Un panino può sempre essere utile. In realtà non sono tuo cugino. Sono il figlio del fratello di tua madre. Questa è la definizione di cugino, Gonzalo. Ok, il nemico è impegnato. Perfetto. Azione! Aspetta un momento. Mr. Impossible ha sempre un segnale segreto da utilizzare in caso di pericolo. Oh, giusto. Che ne dite del verso del merlo indiano albino? Magari qualcosa di più riconoscibile? Ok. Allora, aspetta, il verdone è petto giallo. L'astrologa maggiore. Che ne dite di... Ehi, Teo! Attento! Sì, geniale! Ci siamo! Che la missione elicottero abbia inizio! Sei sicuro di farcela? Non è una missione impossibile? Impossibile per me è solo il fallimento, baby! Ok, ok, dimenticate, baby! Che cosa farebbe ora Mr. Impossible? Ho finito le munizioni salvando il mondo da un'invasione aliena. Ma non è un problema, basterà un piccolo diversivo. Ma certo!
notato quanto fossero lenti i koala. Ecco, non dare nell'occhio. Potrebbe essere un po' più complicato adesso. Beh, ancora il fattore sorpresa. Volevo dire, Teo, attento, la preside! No, no! E adesso? Nessun problema, baby. Sono un maestro del mimetismo. Vuoi fare il bagnetto? Lo faremo più tardi, tesoruccio. Teo sta trasformando il giardino in un porcino. Ippopotamile, Peter. Ippopotamile. Non posso più arrampicarmi, ma forse posso farti scendere. Aiuto! Levatemelo di dosso! Pericolo scampato! Parliamone, ti ho spaventato e bagnato, ma guarda il lato positivo! Ora hai il pelo pulitissimo! Yolanda, ho un altro segreto. Mia nonna, in realtà, è anche tua nonna. È sempre perché siamo cugini, Gonzalo. Buono, Micio! Ma è spacciato! È il momento di usare la nostra arma segreta. Abbiamo un'arma segreta? Quando il gioco si fa duro, i duri prendono il prosciutto. Vieni, Micetto Merenda! Allora è vero! Un panino può sempre essere utile! Sei stato grande, amico mio! Oh, mi mancherai! Ma Peter, Teo è salvo! Non parlavo con lui! Parlavo con il prosciutto! Tieni duro, elicotterino! Sto venendo a salvarti! Oh no! La soppapera è al momento degli abbracci, manca pochissimo alla fine. Oh, cugina mia! Oh, finalmente l'hai capito! Ah! Missione compiuta! Wow, che grande eroe! Teo, non c'è tempo da perdere! Vieni via da lì! Ho solo un piccolo problema. Con unghie affilatissime! Ci penso io! Come un fenicottero, Flo! Come un fenicottero! Come facciamo, Mr. Impossible? In questa circostanza c'è una sola cosa da fare, baby. Chiudi gli occhi e salta. Va bene. Fuffi! Che cosa
l'abbiamo fatta! È stato incredibile! È stato... Achiu! A questo punto bisogna festeggiare. Però ora fate guidare un po' anche me, eh? Wow, credo proprio che non giocherò mai più con nient'altro, ragazzi. È un aereo? È un uccello? È un termosifone? No, è l'uomo tafano. Pungente, baby.